Questa collezione ho pensato a una donna che raccoglie impressioni e suggestioni dalle affascinanti atmosfere di un Messico astratto e bohemien, raccontato attraverso l'uso dei colori accesi, abbinato inaspettatamente ai toni naturali, ai toni pastelli, come nelle architetture di Louis Barragán. Scenari in cui semplicità e purezza si alternano ad un eccesso di decorazioni che rievocano in maniera sottile e discreta abiti dall'estetica folk, monili di nobile artigianato fatti di metalli preziosi e pietre dure. È quindi una femminilità complessa e variegata nella quale possiamo trovare dei tocchi di eccentricità nella libertà nella quale vengono utilizzati appunto gli accessori come appunto i stivali texani, le maxi borse, i fiocchi, i cappelli e nella disinvoltura nella quale miss eleganti si alternano ad outfit decisamente sportivi. Fonte di ispirazione è l'elegantissima originale Millicent Rogers e la sua naturale attitudine sport chic. La maglieria è come sempre protagonista ed utilizza tecniche sempre più ricercate. Filati ultra sottili, quasi invisibili, danno vita ad abiti, maglie e caftani con dei disegni effetto pizzo oppure dei disegni jacquard dal gusto decisamente etnico. Crochet e completano crochet di punti fatti a maglie, mix di questi punti, effetto tridimensionale per delle giacche, dei gilet dal gusto più sportivo, da abbinare comunque a queste maglie ultraleggere oppure dei micro pull, anch'essi fatti a mano con questi effetti tridimensionali, da mettere su questi abiti ultraleggeri per abbinare un po' questo concetto di sport elegante. A che tipo di donna ha pensato? A una donna comunque come la Millicent Rogers, ovviamente tradotta e riportata ai nostri giorni. Una donna normale, una donna che vuole vestirsi in maniera comoda, speciale comunque, e che insomma abbia comunque qualcosa di particolare, principalmente utilizzando degli abiti di maglia.